il Sanremo. Tele Durruti, caro Paolo, questa mattina mentre tu mi invitavi a pranzo, io scrivevo un tweet dove dicevo per l'appunto che così come Mattarella resta al Quirinale, allo stesso modo Pippo Baudo potrebbe condurre Sanremo, sarebbe diciamo la soluzione simmetrica. Ma io non posso andare perché ho motivi per non andare, cioè c'ho la sciatica che mi combatte, che mi abbatte. Però Garibaldi, c'è un famoso una famosa foto di Garibaldi che con l'argano viene, per una sciatica, no, la ferita, i prossimi della ferita, viene mostrato lì dove oggi c'è il mausoleo di Augusto. Dovresti dovuto fare pure così, un ingresso con l'argano, sarebbe stato... Addirittura. No. Comunque sei contento del fatto che io abbia detto che c'è una simmetria? Fra l'altro Mattarella, che è il nostro paesano, tu sei catanese, noi siamo palermitani, ti ha anche nominato cavaliere di Gran Croce, ho capito bene. Come no? Vabbè, e quindi niente. Mi ha nominato nel primo settennato, non adesso. Questo è il minimo, insomma. Se no, per quale ragione, diciamo, dovrebbe stare lì al Quirinale? Io sono solamente cavaliere. Se tu puoi dirgli, se mi fa commendatore, facendomi saltare il grado di ufficiale, io poi, diciamo, ti mando due bottiglie di punte messe. Va bene. Anche Carpano. Ti raccomando. Hai ragione, doveva un attimo guidare lui il Festival di Sanremo, però sarebbe stato molto più saggio se il Festival si fosse rinviato di un mese. Avremmo avuto due piccioni con una fama: da un lato avremmo avuto in perfetta forma Pippo Baudo, che poteva quindi guidarlo, e dall'altro avremmo sconfitto in realtà la pandemia, e quindi saremmo stati tutti più lieti. Allegri. Però, più allegri, ma che futuro politico abbiamo, Paolo? Dimmi un attimo questo. Ma una volta si diceva Dio salvi la regina, adesso Dio salvi l'Italia. Chiudiamo così. Grazie. Ciao. Teleburro. Ciao, mi raccomando, Mi raccomando, come dice Woody Allen, il film sta finendo. Dovrei lasciare un messaggio positivo, non me lo trovo. Fa lo stesso due negativi.